Hello, ladies and gentlemen. Hello, my dearest friends. Here is Santen-chan, your friend Santen-chan. First of all, I want to wish you to have a merry Eastern Eve and a merry Eastern for you and all your families. I wish that these holidays bless you and your family too, and your friends, parents and relatives. And thank very much for having seen so many times the videos of my YouTube channel Santen-chan. I have more than 400,000 views on my channel, and more than the 10% are views from United States. I know that a lot of Italo-American people look to my videos, so here goes to those friends all of my best regards for a best Eastern Eves and a best Eastern for their lives. And thanks so much to the people from North America that see my videos. I know that a part of them are original from my country, Italy. I want for this reason to make next time a lot of video speaking on English language, pardon. I have to practice my YouTube channel. Has 5 years of life. So thank you very much, people, to enjoy my videos. Thank you very much for your views and to follow me from North America. People that follow me from North America are the 10% of the subscribed on my channel, and a lot of them are Italo-American people. Bene. Bene, care amiche ed amici, dopo questa introduzione in inglese, adesso è l'ora che io vi faccia a tutte e tutti voi i miei più cari saluti di Pasqua e Pasquetta. Oggi stiamo alla vigilia di Pasqua, stiamo a venerdì, che precede la Pasqua. Stiamo a venerdì 14 aprile 2017. Quindi vi ringrazio di avermi visto fino adesso. Vi auguro una buona vigilia di Pasqua oggi, una buona Pasqua domani e una buona Pasquetta dopodomani, che mi sembra che in Italia siamo gli unici a festeggiare la Pasquetta, soprattutto a Roma. Allora, come dire, non ho molto tempo per girare. Dei miei amici di Facebook saluto Pasquale Carmine Aiello e dei miei amici dei canali di YouTube saluto Lorenzo Parenti e il suo amico partenopeo avvocato Armando
di Coppola. Voi vi chiederete perché non saluto altre persone come sempre. Non è vero, le saluterò, però siccome non ho tempo di editare un video largo, sono solo saluti di Pasqua, che faccio? Ho già un brano che ho tagliato fuori da un video precedente, nel quale saluto tutte le mie amiche e i miei amici di Facebook e di YouTube. Quindi vi dedico i saluti che sono di un altro video, perché non ho tempo adesso di rileggere la lista di Alibaba e 40 ladroni, scherzi a parte, e quindi preferisco dedicare questo tempo a farvi i miei auguri a tutte e tutti che mi conoscete e mi seguite di Pasqua, Pasquetta e vigilia di Pasqua che è oggi, e anche a quelli che non mi conoscono, che mi vedono per la prima volta, gli voglio augurare i miei migliori auguri di vigilia di Pasqua oggi, Pasqua e Pasquetta dopodomani, domenica. Allora, mi raccomando, per tutti quelli che mi conoscono, io saluto sempre, andate a vedere l'annesso che io metterò un video dove sono il Capitan Sant'Enchan e saluto i miei amici. Comunque, questo è stato un video che ho iniziato a parlare in inglese, non lo voglio smentire, forse per avere più visite, ma è vero anche che dal Nord America mi seguono il 10% degli ascoltatori, forse saranno, come ho il sospetto, di origine italiana o italiani che vivono in Nord America, perché anche c'è un 3% di filippini, un 1% di tedeschi, 1,8, quindi saranno tutte persone che parlano in italiano. E quindi senza altro da dire, per editare subito il video, che non ho argomenti, sto solo salutando per Pasqua, vi saluto a tutte e tutti per guardarvi i vostri saluti di Pasqua uno a uno, nominati uno a uno. Dopo questo spezzone ci sarà uno che incollo, dove vi saluto, vi nomino e vi saluto uno a uno. Quindi ogni volta che vi nomino, voi aggiungeteci buona Pasqua. Adesso saluto genericamente tutte le mie amiche ed amici di Facebook, di YouTube, di Spreaker, di Google Plus, di Instagram, di quello che volete, pure di Vine, che è sparito. Allora ciao dal vostro Sant'Enchan, mi raccomando, state bene, mangiatevi l'uovo di cioccolato oggi, domani e dopodomani, mangiatevi domani la bacchia al forno con le patate o quello che volete, perché io tanto mangio la carne. Sono ateo. E poi bisogna dire una cosa, che la proibizione di mangiare la carne non era una proibizione non violenta, ma perché la carne era considerata un lusso, neanche tutto il mondo si poteva permettere di mangiare carne, ma si mangiava pesce, perché era considerato un lusso minore. Tutto il mondo poteva permettersi di mangiare pesce, invece la carne era già più costosa. Oggigiorno, anche se non mangi carne, a parte che per molti è caro il pesce, però oggigiorno se non mangi carne, con tutti i dolci industriali che ci sono, lo stesso uovo di cioccolato, non ti stai togliendo nessun lusso dalla dieta, quindi non ti stai privando di piaceri mondani per celebrare la Santa Pasqua. Ma non mangiare carne, magari chissà che altre cose mangi, carne di porco, chissà che mangi, quindi non mangiare carni rosse oggigiorno non è una proibizione ascetica, perché vai nel negozio sotto casa di dolciumi e ti strafoghi in dolciumi. Quindi il lusso oggi, la gula, i peccati di lussuria passano per altre vie. Una volta si proibiva la carne, ma quanti dolci avevano nell'antichità? Quanti prodotti dell'industria alimentizia avevano? Quante cose raffinate avevano? Non avevano neanche la farina triplo A o quintuplo A, avevano la farina integrale. E quindi io mangio tranquillamente l'agnello, l'abbacchio, se possibile una bistecca. Me ne strafrego, primo perché sono ateo e poi perché oggigiorno, per essere lussuriosi e golosi, non serve mangiare una bistecca di sangue
una bistecca rossa, di carne rossa al punto, al sangue. E ci sono tanti altri alimenti che possono sostituire la carne e che sono lo stesso costosi come il caviale, che nell'epoca di Gesù nella Galilea non sapevano che cos'era, le uova di storno, il caviale, e quindi si può mangiare il salmone che è carissimo per Pasqua. E quindi sfido tutti i ricchi a mangiarsi cose costose alla barba di questi precetti di austerità morale ed etica religiosi. Primo, perché oggigiorno siamo tutti atei. Secondo, perché cioè non mangi la carne, mangi il salmone con il caviale e poi ti bevi lo champagne. Quindi che cazzo fai a proibire di mangiare la carne? Vabbè, comprati un ovetto costoso di cioccolato fondente al 100% e vedi che è più lussurioso e meno necessario forse di una bistecca con patate fritte. Allora, alla prossima, i saluti seguiranno. Ho già salutato i miei amici Pasquale Carmine Aiello di Facebook e Lorenzo Parenti e l'avvocato partenopeo Armando Di Coppola di Napoli di YouTube. Mi raccomando, dopo ci saranno gli altri saluti a tutti quanti gli altri, non voglio ripetermi, ho preferito parlare di più nel video. Adesso lo vado ad editare perché è la vigilia di Pasqua, bisogna prepararsi, cacchio. E se non hai la tavola pronta, dove lo mangi l'uovo? Ciao! Buona Pasqua a tutte e a tutti di nuovo. Buona vigilia di Pasqua oggi. Pasqua domani, Pasquetta dopodomani. E poi se vedemo, forse dopo Pasquetta, chi lo sa, chi lo può dire? Voi lo potete dire, io no, immaginatevi voi. Allora, saluto innanzitutto dei miei amici dei canali di YouTube, Francesco D, Nickname Original, Chrono the Tiger, Trigger, Chrono the Trigger, Lolotest 1 che commenta i miei video, come anche Chrono the Trigger, Freddy Fosca, ciao, che commenta sempre i miei video, Claudio Wolf e Claudio Show e gli amici di Radio Calcio Dilettanti di Sprecher. Poi per i miei amici di Facebook, Pietro Avella, Eugenia Ruggeri, Gerlando Fiorenza, Josep Steiner, Giulia Battistotti, Mari Armeli, il parodista ufficiale di Saint-Etienne, Domenico Dapote, chiedetegli di fare delle parodie su Saint-Etienne che non le fa più. Domenica Di Stefano, Gianfranco Gallo, Alessandro Miani, Paolo Pedone, Davide Lorenzo, Arianna Carolina, Alessio Galassetti, Gioacchino Orciuolo, Lorenzo Lupo, Eugenia Burova, Davide Arcidiacono, Lorenzo Quattro Ciocchi, Ainara Carolina Bermudez, ciao e auguri a tuo marito che oggi è il suo compleanno. Federico Soave, Jacopo Castelletti, Chris Fo, Sebastian Sguazzin, Simone Poggi e Sofia Lai. Gerlando Fiorenza, il mio miglior amico. Pedro Ganso, Michela Trevisan e Luis. Pedro Ganso e Luis. Corrado Valera, Riccardo Valera, Sabrina Valera, tutta la famiglia Valera e ancora non mi ricordo come si chiama la sposa di Corrado. Emilio Martino, Elisa Lilli Taverna, Michele Rosa, Edoardo Cinti, Carlo Borghese, Giorgio Tedeschi, Francesco Marmo, Marco Antonio Guerrero Molano, Francesco Della Giacoma, Claudio Show, Claudio Wolf, Luca Farina, detto il capo dei capi, Pasquale Carmine Aiello. Ciao Pasquale Carmine Aiello. E di nuovo ciao a tutte e tutti voi. Chiudo il video se no viene troppo largo, magari si taglia. E mi raccomando, fate vedere il video a tutti i vostri amici. Così potete dire alla fine del video mi menziona, anzi non diteglielo quando io vi saluto, così si guardano tutti
tutto il video. Mi raccomando, fate vedere il mio video, se no che vi saluto a fare. Ciao!